proposito di manifestazioni, diciamo, un po' più grandi, che vedono coinvolti anche altri artisti, come nel caso di Mito, un po' può esserci un problema più che altro di gestione dei singoli spettacoli. Per quanto mi riguarda, diciamo, la performance rimane la stessa, perché comunque si è abituati a dare il massimo in qualsiasi situazione. Suonare per un festival come Mito, per esempio, che è un festival ad ampio spettro, allora sono già più tranquilla, nel senso che so che c'è un pubblico aperto e preparato, e che probabilmente segue tutti gli anni spettacoli molto diversi, no? che possono andare dalla musica classica anche al jazz, al teatrale, cioè, diciamo che è veramente è così di ampie vedute che mi fa sentire più tranquilla. Dire che uno dei compositori che mi ha dato tanto in assoluto è stato Luciano Berio, col quale ho collaborato purtroppo poco, perché l'ho conosciuto un po' tardi, insomma, artisticamente parlando, e quindi non ho avuto modo di ampliare questo, insomma, di ampliare questo percorso. Io mi sento molto legata e faccio molto volentieri la musica contemporanea per tanti motivi. Uno, perché lo trovo giusto, nel senso che vivo in un mondo dove appunto mi piace conoscere, diciamo, il pensiero dei miei coetanei musicisti.